Radio Pisa Junior. Ogni mercoledì alle 18.30 un salto nel futuro nerazzurro. Carlo Palotti e Andrea Chiavacci, in compagnia di Massimo Corsini, vi raccontano tutto, ma proprio tutto, del settore giovanile dell'ACI Pisa 1909. Buonasera, qui c'ho Carlo, Andrea che chiacchiericchiano fra di loro. Le ultime questioni, perché oggi è una bella puntata, gente, state pronti perché oggi si farà una gran puntata. Prima di iniziare a parlare però dei ragazzi, dei giovani della ACI Pisa 1909, giovani che anche questa settimana hanno fatto molto 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 bene, diamo una notizia fresca dell'ultima ora che riguarda invece freschezza che riguarda il Pisa dei grandi. Riguarda il Pisa dei grandi, in particolare riguarda Edgar Ciani. Mi viene sempre male, non so perché. E, insomma, è da ieri che ci tiene con il fiato sospeso. Erano uscite voci, ernia al disco, infortunio grave, addirittura 2 mesi di stop, eccetera, eccetera. Il Pisa ha mandato ha postato comunicato che fa chiarezza. Effettivamente Edgar Ciani è infortunato, c'ha un problema di ernia discale, una protusione anzi discale, e i tempi di recupero sono stimati intorno ai 30 giorni, quindi un mese per recuperare. Il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche, nei prossimi giorni verrà effettuata una nuova valutazione del caso sulla base delle reazioni del calciatore al lavoro svolto. Così recita pari pari. Lo scorso mese, no? Sì, dispiace. Però, perché il giocatore salterà questo che io ritengo un miniciclo un po' chiave per il Pisa, con 3 partite in casa e una fuori, che si è sfruttato come sono con la media inglese pulita, come è stato fatto finora, lancerebbe veramente il Pisa verso l'alta classifica. Poi comunque Massimo e Carlo, ovviamente non è da quello che dice il Pisa, che insomma saranno stati fatti anche delle nuove visite, no, stamani. Ah beh, certo. Quindi se c'è questo comunicato, vuol dire che è un po' scongiurato il pericolo che si poteva perdere Ciani fino alla fine del girone d'andata, che sarebbe stato ben più grave, insomma, è un mese, tenendo conto che poi tutto sommato il Pisa potrebbe rientrare a Ferrara. Però tenendo conto anche che il Pisa finora ha fatto a meno di Ciani, perché tutto sommato parte la partita con l'Ancona, una squalifica poi poi è stato squalificato Ancona e Teramo, dove ha giocato con dall'inizio, e non è stato così presente. Partite soprattutto quelle in casa con il Prato e con l'Ancona fece molto bene, come dici te, a Teramo e a Sant'Arcangelo, come si diceva anche prima, è andato a fare quasi il difensore, no? Perché quando c'era insomma bisogno di ripiegare, lo ha fatto, e quindi lo abbiamo visto poco nel ruolo, no, di, a parte le 2 partite citate prima, di boa centrale dell'attacco. Carlo, di boa centrale, da boa centrale andiamo a parlare di di chi segna, no? La squadra dei giovani segnano, perché insomma mi sembra che la Berrettina ha fatte 3, insomma, 3 pere, 3 Avellino, più vicino al microfono, Carlo. Sì, allora, no, sesta, buoni risultati. Io direi, no? Di gol, sesta puntata, sì. Andrea, che è un po' particolare rispetto alle altre, quelle insomma già mandate in onda, perché sarà più particolare a quella di mercoledì scorso, che non c'ero io. Vabbè, e nemmeno io, e nemmeno lui. Anzi, ringraziamo Paola Sermi che mi ha dato una mano. Sì, Paola è grandiosa, per fare la regia è una macchina da guerra. Oltre a questo, sicuramente puntata diversa, perché non avremo ospiti direttamente riferibili al settore giovanile, ma... Ebbene sì, ormai non vuol più venire nessuno qui da noi. Visto che si vince, hanno detto, fino a che si vince, non andiamo da quei 3 pazzi. Ma parleremo con chi poi parla, no, del settore giovanile, quindi con Alessandro Marone, che dà una mano all'ufficio comunicazione del settore giovanile, Anna Catassini, nuova corrispondente, redattrice di Tutto Pisa, che seguirà con attenzione il settore giovanile, e Massimo Marini, che con la sua sesta porta, con il nerazzurro sulla sesta porta, il martedì parla spesso. Non ha bisogno di presentarsi. Quindi, insomma, sì, grande fine settimana, il secondo consecutivo dopo l'Unplanned
di 2 settimane fa, altri 8 risultati su 9 che sono positivi, una sconfitta, quindi insomma, però le 3 vittorie consecutive ancora nelle categorie nazionali, e quindi insomma veramente un fine settimana fantastico. Vediamo anche la vittoria nel recupero degli under 15 con il tutto cuoio. 5-0. Oltretutto, chiaramente il Tirreno non ne parla perché è indietro. Qui il Tirreno le classifiche non le faccio io. Boni. Lasciamo stare. Vabbè. No, vabbè. Vedremo se metteranno in fila. No, vabbè. Oggi ho letto il tuo articolo. C'era tutto. Allora, intanto oggi raccontiamo un po' come sono andati sti ragazzi. Risultati. Allora, Berretti. Si parte dalla Berretti. Vai. Pisa-Avellino 3-0. L'Aquila Lanciano 1-2, Lupa Roma Juve Stabia 4-1, Ponte dell'Arezzo 1-2, Salernitana Lupa Castelli Romani 1-3, Siena Tutto Cuoio 2-6, clamorosa vittoria del Tutto Cuoio, e Teramo Ischia 0-0. No, riguardo bene i risultati perché sai, da lontano magari non vedo benissimo, è 2-6 davvero. Comunque il Pisa, Carlo, ha vinto bene, no? Noi l'abbiamo vista la partita, l'abbiamo vista insieme con i colleghi anche che hai citato prima, e insomma siamo tutti rimasti abbastanza contenti. Qualcuno diceva l'Avellino non era granché, però insomma 3 gol abbiamo fatti, di solito si arrancava e si faceva fatica a fare gol anche ad avversari. Chi ha segnato? Allora, ha segnato subito. Sì, 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 no, me li ricordo. Vai. Allora, ora mi ha messo in difficoltà. Ah, vai. Kerneso e Dangina fino al primo tempo, e poi Nencioni al 90. 3-0. No, insomma, volevo vedere chi partiva. più che altro la partita con l'Avellino, Andre. Che cosa ha messo in mostra? Una squadra che si gioca comunque vada, no? Qualsiasi sia l'avversario, positiva, e che dall'altra parte invece c'era una difesa insomma un po' di burro. Diciamo la verità. E questo però, non perché manca incapacità realizzativa il Pisa, ma proprio perché l'Avellino viene da quella famosa rissa la seconda giornata dove sono stati squalificati 7 giocatori, insomma una squadra in difficoltà, alla prima giornata. Vorrei sottolineare una cosa, Favale, che fa il terzino, giocatore che sa svolgere un po' tutti i ruoli, ha fatto l'attaccante esterno. L'esterno, il terzino sinistro. Sì, ora si chiamano il esterni, ma insomma. Sì, io dico terzino sinistro, quel del pivo, dico terzino sinistro. E poi ha fatto anche nella partita col Teramo, se ti ricordi, nella partita col Teramo ha fatto il regista offensivo, prese anche 2 traversi su punizione, dimostrando anche un discreto calcio. Quindi una nota di merito per la squadra, ma per lui e anche per Dangina, che l'anno scorso, no, sembrava già in rampa di lancio in un primo momento verso anche la prima squadra. Vero. Poi ci poi sono alla stati fine dei problemucci e quindi era rimasto un po', diciamo, anche fuori squadra, però faceva la panchina nella Berretti. Quest'anno è ripartito. È ripartito Manuel Caponi da lui e Manuel da Gianardi, no? Da questi da due questi, che sono un po' più anziani. Gli anziani, per sì, da quelli un po' più anziani, sì. Ragazzi di 18 anni. Gianardi, anche lui, insomma, è cresciuto dopo questo inizio. Domenica ha fatto una buona partita, ha preso tante punizioni. Ricordo anche una proprio dal limite, fa un mezzo metro avanti, prende rigore, insomma, bene, una squadra bene, propositiva. Sì, no, bene. Però sabato ci sarà questa trasferta difficilissima in casa dell'Ischia, insomma, Isola Verde. È una squadra che è partita bene, cioè, ha un punto più di noi, nel senso, ma è data tra le migliori. È data tra le migliori, sì. Infatti, se non sbaglio, la partita che dicevi prima della Vellina era con l'Ischia, no? No, era con la Lupa Roma. Ah, con la Lupa Roma, sì. Con la Lupa Roma, sì. Tutto Cuoio, invece, commentando un po' anche il campionato, che si riprende dopo un avvio difficile, ha vinto 2 partite di fila. In attesa, oltretutto, sì. Cioè, perché è una squadra che, insomma, è reduce da una grandissima stagione, dove, ricordiamolo, insomma, raggiunse le finali nazionali. Quindi, insomma, Il Potenza invece si è un attimino fermato, ha perso contro l'Arezzo che le ha vinte tutte,
cioè non ha e perso tutta una squadra che... ha vinto anche col Pisa nettamente, ha vinto insomma, col Pisa abbastanza sì, però sì. Insomma, mi sembra una squadra che insomma nelle prime quattro ci potrebbe stare, vediamo, no? Vediamo, vediamo, però insomma, se arriva prima non lo so, però insomma sembra che si, sentivo anche i colleghi di Arezzo, no? Perché sì, sì. Abbiamo un gran, c'è stato un grande idilio, però sì, non è, poteva andare meglio, ecco, con quelli che ci si poteva parlare, diciamo che dicevano insomma che è una buona, che è una buona squadra, che promette, e lo sta dimostrando, e lo sta dimostrando sul campo. Comunque insomma Carlo, però insomma il Pisa c'è, ecco, visto che viene una stagione iniziata con difficoltà, finita alla grande, ora insomma forse si trova un po' di equilibrio, no? Sette punti, se non sbaglio, sette, no? Sette punti, magari non faremo, non so, no, più che altro chissà due cose, però aveva iniziato male, o perlomeno insomma non troppo bene, e poi invece sono arrivate queste due vittorie consecutive e il terzo risultato utile consecutivo, e dopo anche il pareggio, se non sbaglio, col Teramo. Sì, il pareggio col Teramo, quindi cioè. Insomma sono tre risultati utili vittoria consecutivi, pesante a Siena, vittoria pesante a Siena 2-0 laggiù, quindi no, dicevo, bene, va molto bene così, non insomma. Volevo dire non faremo chissà cosa, nel senso, come dire, lo dicevo sul presente, certo, no? Nel senso, sì, anche se sono cose fuori dal normale, sono, però insomma forse ha trovato un po' di equilibrio, anche perché partire con due sconfitte, nel senso, non è semplice, avevi tre partite sulla carta che non dovevi sbagliare e non l'hai sbagliata, e non l'hai sbagliata. Quindi, l'anno scorso fu uno dei punti, ti ricordi, Andre, no? Sì, fu sì. Uno dei punti deboli nel girone d'andata, soprattutto, cioè, sbagliare proprio quelle che non devi sbagliare che non è mai semplice in casa, vero? Se non sbagli abbiamo perso 3 o 4 di fila casa, e poi sì. Però insomma ci fu un grande girone di ritorno. A tal proposito abbiamo anche l'intervista raccolta, scusate, da me al termine della partita contro l'Avellino, a mister Manuel Caponi, cioè, andiamo a sentire. Con mister Manuel Caponi al termine di un match che ha visto la Berretti Nerazzurra imporsi qua al Biancoforno Camp per 3-0, match molto bello in cui i tuoi ragazzi insomma hanno fatto vedere un buon gioco e soprattutto hanno messo in fila anche il terzo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria in campionato consecutiva. Sì, sì, era importante confermarci anche in casa, stiamo passando un periodo molto buono, sono dell'idea che i ragazzi stanno finalmente facendo bene in settimana, quindi... ero, sono convinto che quando si lavora bene in settimana con la domenica vengono fuori risultati positivi. I ragazzi stanno rispondendo bene, era importante vincere anche in casa, quindi ora andiamo a affrontare la partita di Ischia con ancora morale sempre altissima. Partita sicuramente molto difficile quella che vi attende contro l'Ischia Isola Verde, quest'oggi in gol qua al Biancoforno Camp Cherneso, Nencioni e Dangina, insomma tre bocche da fuoco, è mancato forse anche la zampata di Micchi là davanti, ma va bene, insomma anche l'attacco nerazzurro si conferma prolifico sotto sì, porta. Secondo me oggi è una partita che si poteva finire anche di più, perché ci ho avuto 5-6 palle gol da concretizzare, ne vanno concretizzati parecchio, tutte le volte che calcio angoli sempre pericolosi, palle da fermo sempre pericolose, tre palle dentro da far gol, purtroppo non succede, non vuol dire chi fa gol, guardate che sta segnando veramente bene, anche Cherneso gli mancava il gol ma aveva fatto partite ottimali fino ad ora, sono contento per lui perché il gol che ci ha permesso di sbloccare la partita, quindi sono contento anche per lui, però come dico sempre ragazzi non è importante chi segna, è importante che veramente portiamo a casa la vittoria. Manuel, un'ultima battuta per te, allora dopo un inizio un po' stentato la Berretti Nerazzurra sembra aver imboccato la via giusta, ecco che cosa dovrà fare la squadra per migliorare ancora insomma e ottenere magari il massimo delle proprie potenzialità? No, secondo me oggi ci sono tanti errori, oltre a subito la partita, 3-0, ma ci sono tanti errori, quindi bisogna cercare di curare il dettaglio, niente di più, poi alla fine siamo partiti, ora stiamo allenando un gruppo più, una rosa più ampia, adesso le cose vengono meglio, c'è mai a disposizione sempre un campo per poter lavorare, quindi oggi veramente secondo me questo è un periodo completamente positivo per tanti motivi, però non è a curare il dettaglio, secondo me bisogna curare il particolare, perché oggi nonostante l'ampia vittoria, poteva essere molto più ampia, sono stati tanti errori che quando vinci 3-0 non te ne accorgi, però sicuramente quando le partite sono ancora più tirate con gli errori alla fine anche poi rischi di pagarli. Spiegato, c'era l'inno anche alla fine dell'intervista. Che inno a tutta Gargana, si direbbe. Sì, poi, non si risparmia sull'inno, signore. Palotti, bocche da fuoco. Bocche da fuoco. Allora, ci abbiamo il primo ospite telefonico, Alessandro Marone. Buonasera. Alessandro.
Buonasera Carlo, Andre, Massimo, saluto anche a tutti gli ascoltatori. Ciao, sempre, benvenuto. Sempre bello sentire questo accento, sì, così regale, sì, di Alessandro Maroni, vero? Sì. Dai, accento pisanissimo. Sì, va bene, va bene. Senti Alessandro, abbiamo visto la partita insieme sabato della Berretta, sì, commentavamo poco fa. Al di là della partita di sabato, cosa ti senti di dire di questo inizio di stagione dei Nerazzurri, queste tre partite in casa, ma comunque anche seguendo un po' le cronache anche di quelle fuori, insomma, sì, non si doveva sbagliare dopo le due sconfitte e non abbiamo sbagliato. Assolutamente, no, sia per quanto riguarda la Berretti, diciamo che sta vivendo anche ora un buon momento, questa vittoria di sabato abbastanza netta, 3-0, insomma, in casa sull'Avellino, ma anche prestazione convincente ne è la testimonianza, ma anche in generale le giovanili nerazzurre, insomma, stanno attraversando un momento sicuramente positivo. Settimana scorsa c'è stato l'Amplein, questa settimana diciamo quasi è mancato giusto una partita, però comunque c'è stato anche il colpaccio degli allievi a Firenze, la netta affermazione anche degli under 15 nel recupero con tutto cuoio, la Berretti e anche insomma i piccoli nerazzurri stanno dando soddisfazioni, quindi è un Pisa che sta crescendo e insomma ci sono buoni auspici. Noi poi siamo lì sempre al campo anche ad osservare la prestazione dei ragazzi e insomma sono squadre che stanno prendendo pian piano forma e le prestazioni stanno migliorando. Comunque ti ho detto bravo perché hai ricordato la vittoria, colpa nostra che non abbiamo ricordato subito la vittoria dell'Under 17 sulla Fiorentina, che insomma è anche una soddisfazione, direi. Non di poco conto, il risultato più importante in assoluto. Insieme a quella, il pareggio dell'Empoli, cioè, insomma. Certo. No, ma il risultato più importante anche di questa giornata, perché attendevamo la vittoria della Berretti, attendevamo la vittoria finalmente anche dell'Under 15, che dà continuità, vince due partite di fila, ha vinto 5-0 con il Siena, ha vinto 5-0 anche col tutto cuoio, no? 4-0. Te hai detto 5, quindi 9 gol in due partite senza subirne neanche uno, insomma, bene. Un buon giolino di marcia. Senti Alessandro, te che dall'anno scorso segui le squadre giovanili, quale giocatore ti ha impressionato? Se non mi vuoi di nomi, non me li di, ma dimmi se c'è qualcuno secondo te che insomma dici stanno lavorando bene questo giocatore, secondo me lo vedremo, perché è sempre presto e non è bello, però i nomi ora preferirei non farlo, a parte che diciamo voglio fare un po' il diplomatico, comunque si sanno insomma che giocatori che insomma sono di sicura prospettiva ed è evidente, insomma, poi se proprio vuoi dei nomi te li faccio, perché ovviamente se li voglio io nomi. Se vuoi vabbè, della Berretti c'è Favale, insomma, che comunque ha già esordito anche in prima squadra. L'ho già fatto io, vabbè. Sì. Anche chi va c'è sentito Andrea? Vale. Vabbè, poi puntiamo anche su Micchi, comunque in attacco. Certo. Ma in generale, insomma, ci sono diverse buone individualità, anche negli under 17, insomma, Adami lì davanti, insomma, sta andando a segno anche con continuità e poi tecnicamente è molto valido, anche su punizione si fa valere. Poi c'è il capitano Birindelli, ma qui insomma questi sono i nomi fondamentalmente, certo. Sono anche diversi giocatori che possono dare tanto alla maglia nerazzurra. Adami è quello che piace a Palotti. Adami è molto bravo. Bravo, io aggiungo un altro nome che poi magari ne parliamo anche, ne abbiamo già parlato, però lo è bene ribadire certe volte, Galligani, che è stato convocato in nazionale. Anche Galligani. Abbiamo perso una giornata a cercare tutti i nazionali che sono passati da Pisa, che hanno indossato la maglia della nazionale. Pisani, grande soddisfazione. Lui è uno del Prato, tra l'altro, unici di squadre appartenenti alla Lega, però convocati nazionali, quindi ancora più motivo di soddisfazione per il settore giovanile e per il Pisa. Certo. Sì, no, perché ripetiamolo,
non si tratta di categoria, ma di nazionale vera. Quindi, sì, sì, sì. A livello di under emozionatissimo Galligani, credo che l'intervista sia stata tra le più visualizzate anche. Vero. Bene. Allora, no, va bene così, lo ringraziamo, sì, sì. E ci vediamo Al campo. Certo, già carichi per il prossimo weekend. Bene. Va bene. Grazie, ciao, Alessandro. Ciao. Ecco qua, allora abbiamo chiuso anche il nostro primo collegamento, quindi che facciamo? Cambiamo campionato? Sì, andiamo a leggere i risultati dell'Under 17. Certo. Vai. È il momento, godiamo. Visto che l'abbiamo anticipato. Anche perché è una delle squadre più quotate, anzi se no lo dico, anzi mi sbilancio. Sbilancio. È sicuramente la squadra più quotata del settore giovanile nero-azzurro e quest'anno puntano dritti ad arrivare in finale. È chiaro che non si può mai sapere, no? Giocano anche bene, mi dico. E giocano molto bene. Purtroppo, la domenica devo seguire il Pisa e quindi... Le vedo poche volte l'anno 17, però mi dicono che gioca bene, quello che ti mandano a vedere, quello mi mandano a vedere, certo. Come giustissimo, ovviamente. Quest'anno anche il Pisa giocando più di domenica, no? Ogni tanto il Pisa, tu casi il Pisa, sì. Sì, ho capito. Si gioca lunedì, no? Con Rossi, sì, hai ragione. Hai visto? Comunque, al di là di questo, è una squadra che gioca bene e mi dicono anche che ha un discreto spirito. Questa cosa l'abbiamo sottolineata poco, perché di solito quando si parla di spirito di gruppo si rischia di andare nella banalità, però è anche bello dirlo, perché non si è mai detto anche il fatto che succede anche in prima squadra, no? Un bello abbraccio. Beh, a fine partita a Carrara, quando Gattuso è andato, io l'ho vista in televisione. Quando è andato a Carrara, che aveva un significato chiaramente differente, abbracciato, cioè, e sembrava quasi piangesse. Insomma, ti dico l'emozione, c'era l'emozione. Sa essere lì è stato molto bello, devo dire la verità. Sì, è vero. Poi con Carrarini che intorno ti tiravano, e in tutto questo contesto, io l'ho detto. Subito dopo la partita, l'ho detto lunedì, ma lo ripeterò fino alla noia, cioè, Gattuso è un personaggio straordinario, perché dopo una partita di quel tipo, tesa, sentita, con gli steward in campo che circondavano l'arbitro per portarlo via perché c'erano le proteste, eccetera, cosa fa Gattuso? Si ferma con i raccattapalle della Carrarese che gli chiedono un selfie e lui si fa le foto. E nella sala stampa calda firma autografi per tutti. Cioè, è straordinario. È un personaggio pubblico, ragazzi. Sì, però ecco, non è dovuto, specialmente nella concitazione della partita e tutto quanto, un post-gara a quel modo. Cioè, fermarsi così, e questo l'ha fatto anche a Teramo. A Teramo c'era 40 metri di corridoio, quando l'abbiamo visto uscire dalla porta e arrivare... Alla sala stampa avrà fatto 20 autografi e 50 selfie. Sì, no, è passato un quarto d'ora prima che arriva. E non è che dice no, ora c'ho da fare, cosa che sarebbe anche, no? Si vede anche che non è che no. Cioè, lo vuol fare, però si vede che viene da comunque si vede che lo fa volentieri, ecco. Perché comunque io contro il Prato, dico questa cosa, si è fatto un servizio proprio sulla partita di Gattuso, quindi sono stato come la webcam di Piero, 90 minuti a vedere cosa faceva Gattuso, e ti posso garantire che non è stato un secondo fermo, cioè anche il buon De Petrillo non è sempre stato in piedi, però la differenza è che Petrillo stava in piedi e dava ordini, diciamo fermo. Si muoveva su quel perimetro lì. Mi lascia veramente stupito in senso positivo nel post match, questo spirito lo ritroviamo anche in piccolo, no? In questa squadra, mi dicevano, no Carlo, questa squadra dell'Under 17 che dicono tutti che ha un discreto spirito di gruppo, anche no? Grazie a mister Luca Guerri che riesce a metterli in riga, insomma, che ha già esperienze nel professionismo insieme a Michele Beani, ricordiamo, secondo assistente, e a Mario Airo, sempre presente al campo, assistente tecnico, insomma, da non dimenticare. La squadra sta facendo grandi cose, no? Aveva perso la prima giornata, no, se non sbaglio, contro il Prato, squadra quotatissima, poi ha pareggiato tutto in una partita, cioè persa poi nettamente, ma no, che però, poteva anche avere un risvolto differente. Vinceva, poi è stata rimontata, e pareggio a Empoli e 4 vittorie di fila, quindi c'è
4. Mm. No, vedo che te fai canale 5. Sì. Sono 4. Contro Modena, Bologna, poi abbiamo vinto in casa contro il Perugia, se non sbaglio, e poi abbiamo vinto a Firenze domenica scorsa. Sì. Comunque è la quinta consecutiva degli under 17. Mm. Vabbè, a 13 punti. Quindi sono 4. Quindi sono 4, per forza, perché ho una matematica, come non senti, è un'opinione. Vai. Va bene. Ah, vuol dire che ho sbagliato in tutti gli articoli, chiaramente. No, va bene. Sì. Ci rifaremo. Leggiamo la classifica, così sì. Facciamo anche il servizio in questo senso, no? Così chiariamo le idee a tutti e anche a noi. Quindi la classifica, anzi, partiamo dai risultati. Fiorentina Pisa 1-2. Arezzo Pistoiese. Arezzo Pistoiese 2-2, Bologna Sassuolo 2-1, prima sconfitta per il Sassuolo, Empoli Prato 1-0, Fiorentina Pisa, come abbiamo già detto e lo diciamo di nuovo volentieri, 1-2, Modena Lucchese 1-2, Perugia Siena 2-3, Pontedera tutto cuoio, vittoria del Pontedera per 2-0. La classifica viene in testa del Sassuolo con 15 punti, ma il Pisa, e questo va sottolineato, è la prima della Lega Pro, quindi è quello che conta, no Carlo? Sì. In questo campionato con 13 punti insieme al Siena, a 12 il Prato, con Bologna a 12, Empoli 10, Pontedera 10, Fiorentina Lucchese 7, tutto cuoio 5, Perugia 4, Arezzo 4, Pistoiese 4 e Modena 2 punti. Quindi no, bene, no? Dai, alla grande. Direi alla grande, direi. Sì, quindi, sì. Qui tornando un attimo al prossimo tour, cioè guardando avanti, c'è un derby, no? Pisa Pontedera, chiamiamo derby, dai. Pisa Pontedera. Sì, certo, assolutamente. Pisa Pontedera è un abbastanza derby, sentito, ed è anche un derby a livello giovanile, no? Sicuramente ed è anche un derby importante perché andranno a giocare due squadre che sono a 3 punti di distanza, no? E quindi, di categoria. E di categoria Lega Pro, certo. Sì, allora per chiarezza espositiva, effettivamente sono 5 risultati utili consecutivi. Sì, sono sì, 4 certo. Vittorie consecutive. Avevo contato il pareggio, certo, con l'Empoli, certo. E le 4 vittorie. E quindi insomma va da sé, insomma, no? Il commento quando uno vince sempre o pareggia una partita, più che positivo. Quindi partita importante contro il Pontedera. Vedremo, insomma, potrebbe essere occasione della quinta vittoria consecutiva e magari a questo punto anche dell'aggancio alla vetta, insomma, o perlomeno la possibilità di rosicchiare, no? Ancora punti alla vetta, certo. Il Pontedera è partito bene, aveva vinto 2 partite di fila, poi ha fatto un pareggio, sconfitta e vittoria comunque con tutto cuoio, che quest'anno sta un po' peggio, sembrerebbe un po' peggio. Il Pontedera mi sembra tra le due. Bravo, il Pontedera che era in difficoltà, no? Soprattutto in queste categorie. In queste categorie, sì. Migliorato. Ma Pontedera stanno facendo un ottimo lavoro, no? Con il settore giovanile che si è congiunto con l'Oltrera. Hanno messo in piedi un impianto non da poco, insomma, su cui poter contare, quindi il lavoro c'è, insomma, sì. Anche con la collaborazione con la San Giuliano e quindi con l'Anderlecht per il settore giovanile, sì, la scuola calcio, quindi insomma ci sono cose interessanti. Sì, anche l'Anderlecht, che questo lo ricordiamo, che anche no, è anche un po' abbastanza simpatica, che venne, no, a San Giuliano a fare il torneo di Viareggio, si sono trovati così talmente bene, tra l'altro vinsero anche vinsero il primo e il secondo arrivarono in finale, quindi se fa trionfo, poi hanno fatto lì con hanno una collaborazione stringente, proprio sono San unico Giuliano, no? Cioè perché il Landeret ha un settore giovanile molto importante a livello internazionale, cioè. Tanto che penso che sia uno dei settori giovanili più importanti a livello internazionale, incredibilmente, no? Perché insomma la squadra comunque belga, tanto che quel ragazzo fortissimo Ululi quello lì, sì, lui, che c'è il fratello bravo che sfrecciati, ricordi, mi ricordo fu impressionante che la partita l'anno esterno destro, no? Sì, esterno destro, Lukaku, bravo, che sono due fratelli, uno gioca già bravissimo in Coppa Campione, certo. L'altro Lukaku giocava nel West Bromwich, non nel Chelsea, ecco. Ma anche sì, Chelsea. lo so però te devi citare West Bromwich, devi è vero, perché poi lui essendo tifoso giustamente prende. Ma il Lukaku dell'Anderlecht, ti ricordi, andava
Luca chi? Luca Cu. Andava sempre su questa fascia impressionante, no? Vero. Contro il Milan, vero, che vinse 3-0 la finale, e poi l'anno dopo si ripresentarono, fece due tornei lui, l'esordio contro il Napoli, altra squadra sempre fortissima, mi ricordo Dane Donker, devastante fisicamente insomma, aveva una... E hanno perso il secondo turno perché mi hanno fatto tre partite in meno. Nulla togliere agli amici del Milan. E anche se arrivavano al campione in carica, comunque sì, lasciamo perdere. Sì, arrivavano al campione in carica, lasciamo perdere. No, il Ladri è arrivato al campione in carica, ma non fece più partite del Milan, che aveva più partecipazioni e vittorie, perché venne scelta una classifica sulla storia, sulla storia, non sul ranking. Comunque, torniamo a parlare di Pisa, e soprattutto torniamo a parlare con una corrispondente, cioè, a questo punto nuova. Sì, speriamo che vi metta un po' in riga, perché voi oggi fate un po' troppo confusione. Hai ragione, oggi siete un po' confusionari, perché ho detto Luca Q. sì, perché allora, è sbagliato. Presentiamola, è Anna Catastini. Ciao Anna. Ciao, buonasera, allora, a tutti. Ciao Anna. Dalla scorsa settimana, redattrice, insomma, che seguirà con un occhio di riguardo il settore giovanile per tutto Pisa. Domanda numero uno: chi te l'ha fatto fare? Io, è colpa mia. Ah, ecco. Si è autoproposta. Mi sono autoproposta perché è una cosa che, insomma, mi è sempre piaciuta, e quindi mi fa piacere. 21 ottobre, 21 novembre, 21 dicembre, 21 gennaio. Ti do 3 mesi, no, e tra 3 mesi ci risentiamo. No, ma Anna ha esperienza nel settore giovanile. Viene da Salerno, c'è esperienza importante con la Salernitana. Allora, subito a freddo ti chiedo, dopo il primo giorno, insomma, dopo la prima esperienza al Biancoforno Camp, e soprattutto ora che hai avuto anche occasione, no, di intervistare il mister Caponi per tutto Pisa, anzi vi consigliamo, vi invitiamo ad andare a vedere l'intervista, a leggere l'intervista di Anna Catastini a mister Mono Caponi, pubblicata su tutto Pisa, insomma, come ti stai trovando, e dimmi un po' quali sono, facci un po' star bene, dai, quali sono le differenze in positivo, se ci sono, tra settore giovanile di una realtà importante come Salerno e AC Pisa 1909. Beh, intanto voglio ringraziare Andrea per il passaggio del testimone, perché insomma poi è un'eredità abbastanza difficile da... Grazie. Prego. E per quanto riguarda le differenze, guarda, sono tante in realtà, perché poi da esterna... Ora, io effettivamente è una settimana che sono a contatto col settore giovanile del Pisa, sembrerebbe che invece sono due blocchi diversi, il settore giovanile e la prima squadra. In realtà vorrei sottolineare il fatto che non è così, insomma. So che lavorano molto, molto in simbiosi, infatti anche mister Manuel Caponi me l'ha confermato, e insomma si può leggere nell'intervista che mister Gattuso viene a vedere le gare, il direttore Lucchese è venuto, i ragazzi della Berretti so che insomma hanno fatto capolino in prima squadra, e quindi ecco, questa è una cosa che accomuna molto con la Salernitana. So che, vabbè, essendo la squadra in Serie B, comunque punta molto sui giovani. Per quanto riguarda l'organizzazione del Pisa, a me sta piacendo moltissimo. Ora devo entrare ancora dentro in tutte le dinamiche, però quello che mi piacerebbe fare, e ringrazio voi per questa opportunità, è tracciare insomma quelli che sono i profili degli addetti ai lavori, perché insomma avere un'organizzazione così importante che poi porta ad alti livelli, so che non è semplice, soltanto i protagonisti la possono raccontare, quindi magari durante la settimana vorrei intervistare quelli che sono gli addetti ai lavori. Abbiamo iniziato con mister Manuel Caponi, poi che ne so, con i dirigenti, con i presidenti, eccetera, e quindi mi sto trovando veramente bene. So che sono entrata anche in un momento molto positivo, perché le squadre questo weekend hanno chiuso in bellezza, quindi sono entusiasta, sono molto contenta. Questo è sicuramente anche l'anno, un anno molto positivo per tutto il Pisa, no? C'è stato il cambio società che è andato a buon fine, c'è la prima squadra che ha un personaggio di carisma come Gattuso, e che sta facendo bene, perché non ha mai perso, il settore giovanile sta facendo bene, insomma, e tutto fa bene, quindi bene così. Certo, sì, ma infatti, anche perché di solito il settore giovanile è un aspetto che
si lascia un po' in secondo piano, si dà per scontato. Invece secondo me non è così. Puntare sui giovani dovrebbe essere la prima cosa. Infatti Pisa è una piazza che va presa come esempio, insomma. Spero che, insomma, anche altre società riescano ad organizzare tutto come qua a Pisa. Bene, perché, con questo augurio io direi di chiudere il collegamento, perché meglio di così un po' andare. No, io mi domandavo una cosa, no? Come mai Andrea Chiavacci ha passato il testimone a Anna Catastini, però io qui accanto mi ritrovo Andrea Chiavacci? C'è qualcosa che non torna. Ho perso un passaggio, evidentemente. Vale solo per lo scritto. Sì, vale scritto. Vabbè, no, vedremo di fare qualcosa anche per l'orale, Anna? Vabbè, chissà. Io, essendo anche operato di impegni, già tutto Pisa. Una bugia. Detto, vabbè, no, spegni, sta facendo già un ottimo lavoro, ho visto oggi, è una puntata indimenticabile stasera. Vabbè, dai, va benissimo così. Grazie Anna, grazie, a presto, ciao. Ecco, è vero, insomma, è Tony proprio da Bar Spoggi. Sì, oggi ce lo meritiamo, dopo due settimane che non si perde mai, insomma, ci meritiamo anche un po' la professionalità. No, oggi un pochino, deve essere anche così. Ragazzi, il calcio è anche divertimento. Cioè, meno male. Abbiamo sbagliato qualche risultato, no? Perché sai, io... Oggi ho citato una frase che è apparsa sul sito di una squadra inglese che si chiama United of Manchester, che è la squadra fondata dai tifosi contro il calcio nelle televisioni, sì, eccetera. E questa società ha rifiutato il posticipo proposto dalla BBC per l'FA Cup, perché ha detto: no, noi abbiamo rispetto ai nostri tifosi, l'orario inizia alle 15 e le 15 devono essere. Noi non accettiamo anticipi, posticipi e niente. E hanno messo uno striscione che recita così: insegnate ai vostri bambini che il calcio non è uno show televisivo, ma è uno sport. Cioè. Questa penso sia la frase più bella di tutti. E come sport, in quanto gioco, anche noi siamo tenuti a sdrammatizzare, certo, a ridere, a scherzare. No, perché se no, insomma... Su che è che noi, insomma, bisogna davvero sdrammatizzare, specialmente sui più piccoli. Sui più piccoli, perché se no... Ora ridiamo, ma facciamo un argomento serio, che è quello del... posso andare avanti? No, dicevo... Che è proprio quello quando fai, noi che è tanti anni che siamo qua a seguire i ragazzi, quando fai la cronaca dei ragazzi, la prima cosa che ti dicono qual è? Cerca sempre di non dare bocciature troppo severe. Assolutamente. Cercare di sottolineare l'aspetto del gioco, principalmente, no? E quindi le azioni, però no. Le polemiche, perché sennò poi si alimenta quello che non va alimentato. E a tal proposito, oltretutto, è anche la deontologia giornalistica. Cioè, deontologia giornalistica, insomma. Te l'ho detto, soprattutto un conto, no? Lo disse anche Gattuso, no? Al Pulcino, un conto. No, ma non, cioè, dico, non so solo chiacchiere, cioè, proprio noi come giornalisti dobbiamo. A proposito di Pulcino, e a proposito dei bambini, ecco, andiamo proprio dai più piccoli. Sì, vai. In compagnia di mister Nicola Cervelli, allenatore dei Pulcini 2006 Neroazzurri. Allora oggi, prima di campionato, mini campionato per i tuoi ragazzini, esordio contro il Madonna dell'Acqua, una partita che è servita più che altro per far saggiare il campo ai piccoli neroazzurri. Sì, è iniziato il campionatino, facciamo il campionatino handicap, quindi noi siamo a categoria 2006, andiamo a incontrare tutte le squadre 2005. Abbiamo già visto cose importanti oggi, essendo solo 14 allenamenti, avendo fatto solo 14 allenamenti. Ecco, è un po' come per tutte le altre squadre della scuola calcio nero-azzurra, chiaramente qua il tuo compito è quello di tenere e far allenare i ragazzi, fargli conoscere i fondamenti tecnici, no, del gioco, e più che altro, insomma, farli divertire. Sì, sì, l'impronta deve essere quella, stiamo cercando di fare gruppo, il gruppo è stato creato adesso, composto da 12 elementi provenienti da tutte altre squadre, quindi siamo sempre in fase di conoscenza, però il lavoro si sta vedendo, oggi abbiamo già visto alcuni buoni risultati. Ecco Nicola, un'ultima battuta con te, ecco, su che cosa punti e su che cosa lavori più che altro? No, noi stiamo lavorando su superamento avversario, quindi lavoriamo molto anche sul dominio della palla, stiamo lavorando moltissimo su uno contro uno, due contro uno e due contro due.
Ecco qua, questo era il mister dei Pulcini. Ora andiamo a sentire invece il mio omonimo, mister Corsini, che è il l'allenatore degli Esordienti 2005. Corsini, allenatore degli Esordienti 2005 Nerazzurri. Allora, oggi qua una bellissima giornata al Biancoforno Camp, corredata anche dalla vittoria della Berretti di mister Manuel Caponi. Voi vi siete anche imposti sul Cascina Valdera, ma insomma per questa categoria sicuramente i risultati non sono ciò che contano di più. Ciò che conta di più, ecco. Ovviamente fa piacere anche finire la partita con il risultato positivo, perché comunque sia a noi che soprattutto ai bambini quello lì, per loro conta tanto. Però la cosa che mi rende contento è che soprattutto i primi due tempi abbiamo fatto una bella partita, abbiamo giocato benissimo contro un avversario forte un anno sopra del 2004, un anno più di noi. E il terzo tempo è stato un po' più sofferto, però comunque sono contento di come hanno fatto la partita, di come stanno lavorando da un mese a questa parte, ormai sono contento. E questo era mister Corsini degli Esordienti 2005. Abbiamo finito le nostre interviste, ora andiamo con l'ultimo collegamento telefonico, mentre Andrea vi diletta con la classifica degli Under 15. Poi settimana prossima torneremo anche sui più piccoli. Certo, non solo, però, settimana prossima avremo anche insomma più nazionale, avremo esponenti, no, del settore un ospite giovanile, certo, in studio del settore giovanile, magari dei più piccoli, come abbiamo fatto in passato recente con Mr. Puffi, no? E gli altri mister dei ragazzi più Orsini, giovani, certo, sì. Orsini, sì. Mm-hmm. E il suo vice, no? E il suo vice, esatto. Allora, la classifica, diciamo la classifica perché non si è giocato, ha giocato solo il Pisa, che ha vinto 4-0 in casa del Tutto Cuore. La classifica vede al comando l'Empoli con 13 punti, assieme alla Carrarese, il Pisa balza a quota 7. Sì, sì, in più. Sì, quota 7. Sì. Però prima c'è il Prato a 10, caro Carlo. Sì. Scusa se vedevo mi facevi dei segnali. Facevo tre in più perché la Fiorentina con 9 punti, Pisa 7, Lucchese 6, e Tutto Cuore 4, Arezzo 4, Pontedera 4, Siena 2 e Pistoiese 1 punto. E invece, mentre voi dicevate tutti questi bei numeri, io stabilivo il collegamento telefonico con una persona che non ha poi bisogno di tante presentazioni, basta dire nome e cognome. Massimo Marini, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera. Allora Massimo, tu ogni martedì con il tuo nerazzurro dalle 21:30 dalla Sesta Porta stai portando, oltre a insomma a parlare sempre con professionalità del Pisa, tante squadre del settore giovanile in studio. Ecco, questo rapporto con il settore giovanile come sta andando? Se è proficuo, insomma, come ti stai trovando? È chiaro che è un tuo cavallo di battaglia, no? Il pubblico in sala. Sì, soprattutto se ci sono i bambini, è un assolutamente un privilegio oltre che una soddisfazione gestire una trasmissione con circa 100 persone in platea, i genitori, i parenti, i bambini, che fanno anche un po' di confusione, ma è bene che sia così, e che è la parte secondo me più bella poi della trasmissione, al di là degli ospiti importantissimi che avevo ieri sera, Roberto Lacorte di Farmanuta, campione del mondo di barca, in barca a vela e pluricampione anche nell'Endurance, Simone Tempesta, amministratore del Porto, Andrea Lisuzzo che per la prima volta parla in televisione, ospite di una trasmissione, e che ha fatto vedere lo spessore di questo giocatore, e quindi ospiti su cui potevi fare la trasmissione tranquillamente solo con loro. Ma quello che mi hanno detto, siamo venuti volentieri, andiamo via ancora più contenti perché siamo stati in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai bambini. Ecco. Quindi, e questo è, è un fatto bellissimo, che oltretutto ha anche un aspetto, diciamo, socio-educativo, non voglio usare paroloni, ma insomma stare composti in una sala, rispettare la trasmissione, forse in qualche maniera una piccola mano a crescere in maniera più corretta, visto i casini che fanno da tutte le parti i giovani oggi, può darsi che l'abbia questa trasmissione. Ecco, avere tanti bambini lì a portata di mano, che cosa regala? Soprattutto cioè, ciò che mi piacerebbe, insomma, mi interesserebbe sapere da te, ecco, che cosa impari te da bambini? Perché insomma riescono a dare tanto. Io, avendo questo rapporto privilegiato con i ragazzini del settore giovanile, insomma, ti rendi conto che sono bambini e piccoli atleti, no? Quindi ti danno sempre le emozioni del calcio, però unite all'allegria, no? Che ma è bambini. Anche una visione sul mondo dalla bocca e dagli occhi
di ragazzi, di bambini che giocano a calcio, che vanno a scuola, che sono comunque le nuove generazioni, capisci molte più cose. Io facevo la basta guardare i capelli, Massimo. Come? Basta guardare il taglio di capelli, no? Come sì, no, ma a parte gli stereotipi, ma io facevo la trasmissione a Tirrenia sempre con le squadre di settore giovanile, l'ambiente era un pochino più piccolo, però venivano, e c'era una diversità abnorme tra 7-8 anni fa e oggi, ma in una maniera assoluta, in una maniera assoluta. E quindi ti insegnano molto, ti insegnano a capire meglio anche le persone, le nuove generazioni, soprattutto che saranno quelli che poi dovranno essere la parte portante e importante della nuova società. E quindi è bello, a me piace molto. Tra l'altro abbiamo richieste già oggi fino a marzo per quanto riguarda la presenza all'interno della trasmissione, anche se ovviamente il PISA avrà sempre un ruolo prioritario, di privilegio in assoluto. Si è aggregato il PISA Ovest, che poi sarà protagonista di un'iniziativa molto interessante che riguarderà 10-12 società che dovranno concorrere con un concorso fair play, con una premiazione poi finale in un ambiente molto grande a giugno, all'aperto, con musica, spettacolo e premiazione dei bambini, e proprio per dare il senso del percorso anche etico. E poi ci sono tantissime squadre, anche lontane, che stanno cercandomi e cercando anche la redazione per capire come si fa a venire. Non più tardi di prima ero in una situazione meno piacevole che stare al telefono con voi, e ho trovato un genitore che è il suo bambino gioca nel Cenaia e dice: da quando fa la trasmissione con bambini mi tocca litigare in casa con mia moglie perché vuole vedere una fiction, invece noi si guarda per vedere se si riconosce, mio figliolo vuole vedere se si riconosce altri bambini, altri compagni di scuola o che affronta sui campi. E quindi c'è un effetto domino di trascimazione, appunto, di entusiasmo da parte di persone, bambini in assoluto, che poi obbligano le famiglie a guardare la trasmissione che forse non avrebbero mai visto, e questo aiuta anche a insistere, a investire, cosa che continueremo a fare anche con iniziative legate a questo mondo. Quindi è una cosa bellissima, a me piace tantissimo sentir dire, vuoi fare una domanda all'Isuzzo, ma come si vede ai campioni? Che si capisce la spontaneità delle volte, l'ingenuità anche disarmante, no? Sì, per certi versi, no? Che però fa capire poi tante cose, insomma, no? Vabbè, comunque l'Isuzzo ieri sera è stato spettacolare, Massimo, perché alla domanda cosa ne pensa i settori giovanili, c'erano tantissimi genitori. I genitori a casa. A questo punto ti volevo chiedere, i genitori come si comportano? No, lì perfetto. Tra l'altro stranamente ho detto: vi ha attaccato, difendetevi. Invece applaudivano l'Isuzzo. È clamoroso, perché nonostante gli abbia detto non andate al campo ma state a casa, perché siete la rovina dei vostri figli, ha detto. E quindi continuavano ad applaudire. L'Isuzzo è molto simpatico, anche quando è intervenuto qui da me per il Man of the Match ha dimostrato grande, grande simpatia, davvero. Ma poi ha spessore, insomma, è un ragazzo che ha vissuto una stagione brutta, ma non dimentichiamoci che ha giocato contro Gattuso, che ha marcato Ibrahimovic, Inzaghi, il Milan Novara, insomma, voglio dire, qualche cosa a dire l'aveva, no? Però l'approccio è stato bellissimo, veramente bellissimo. E poi tra l'altro sapete che ci sono anche dei piccoli giocatori figli di grandi personaggi, che poi saranno coinvolti, per esempio il figlio di Gattuso che gioca nel Pisa Ovest, il figlio di Sanso, che poi verranno ovviamente. E quindi ci divertiremo, sicuramente ci divertiremo. Massimo, già che si parlava di l'Isuzzo, ti faccio una domanda, una sui grandi, e poi ti salutiamo. Vai. È uscita oggi la notizia di ufficiale, Edgar Ciani sarà fuori per un mese. E come pensi che il Pisa potrà sopperire alla sua assenza? Purtroppo, guarda, io ho parlato qualche ora fa con Arturo Lupoli, che per fortuna si è ripreso da una influenza devastante, l'ha debilitato da morire, però fisicamente sta bene, e mi ha detto che ovviamente ora siamo in difficoltà, perché ovviamente puoi prendere solo uno svincolato, però per
per prendere uno devi che uno rescinda il contratto, quindi è come se te lavori in un posto e senti, ti puoi licenziare perché deve entrare Marco, no? E quello dice, col cavolo mi licenzio, perché ti devi autolicenziare praticamente, deve chiedere la rescissione del contratto, a meno che la società non dica, guarda Marco o Arturo, rescindi il contratto, questo è l'accordo con un'altra società che ti prenderebbe nelle sue fila, allora lo puoi fare, certo. Solo se c'è questa operazione, se no fino a gennaio non puoi fare niente. No, infatti. Lupoli quindi Massimo è abile arruolato. Sì, abile arruolato. Speriamo anche decisivo. Non sta benissimo, se lo vedi è bianchissimo, sì. non sta benissimo Montella. Quindi secondo me l'assenza di Sciani, mi auguro Massimo che sia un mese, mi auguro. Me lo auguro anch'io, ce lo auguriamo tutti. Che sia un mese, anche se qualcuno dice date diverse, perché è l'unico giocatore insostituibile, infatti, per caratteristiche, per fisicità, per tutto il settore, che non ti vi spieghi, che sapete benissimo anche voi. Vabbè, Lupoli, Montella, Peralta o un altro… Sono rimpiazzabili. O Astarita li puoi rimpiazzare, lui no. Speriamo sia davvero un mese. L'ernia oscilla da due settimane a due o tre mesi e noi ci auguriamo che sia in questa. Nei prossimi giorni ne saremo di più ne sapremo di più, perché la società ha detto che già da domani verranno fatti nuovi accertamenti. Quindi sicuramente ne andremo a sapere un po' di più. Mm-hmm. Massimo. Se diventa la telenovela come del Papa. Davvero, sì. Il Papa l'abbiamo detto noi stamani. D'altronde, il Papa, se fosse andato. È andato un San Rossore, perché di chi è la clinica di San Rossore? Certo, di Madonna. No? Esatto, e dove deve andare il Papa. Però è difficile che il Papa sia venuto a San Rossore, visto che si muove con l'Air Force One. Non se ne sia accorto nessuno. Con 150 guardie del corpo che girano, mi sembra che non si sia visto nulla. Mi sembra molto strano. Vabbè, bravo. Massimo, grazie tante. Ciao Massimo. Ciao. Ecco, concludendo col Papa, abbiamo degnamente chiuso la puntata di oggi. C'è tra... di molto, sì. Quanto cavolo la merenda, proprio per dirla. Quanto abbiamo che... Ma due minuti. Un attimo, però prima abbiamo il risultato molto importante degli allievi 2000, che non abbiamo citato e che non abbiamo lì, di Paffi, campionato provinciale, 3-1 alla Porta Lucca fuori casa e soprattutto terza vittoria consecutiva, anche se giocano con calciatori di un anno più grandi e fuori classifica. Quindi tre punteggio pieno, 3 su 3. Provinciali, girone di Livorno. Velocemente, allora, innanzitutto Massimo è sempre stato, diciamo, sensibile al calcio giovanile. Vero. Perché già dai tempi parliamo con Romeo, c'erano le scuole calcio o i ragazzi più giovani ospiti in studio. Io mi ricordo una volta con la scuola ci sono che c'è sempre avuto questa attenzione ai più giovani. Vero. Ok. Andando sul calcio da giocare, no? Prossima settimana giochiamo con la Berretti a Ischia, sabato alle 15, ok? Partita difficile e dura, ma sabato insomma, notte, cambia l'ora. L'orario, quindi chissà. Vediamo che succede. No, vabbè, comunque... I giovanissimi giocheranno alle 11. Non è solo per l'ora, ma perché, come si sa, sia per gli allievi che per i giovanissimi, la federazione... ritarda sempre un po' l'ufficio. Sì, il comunicato esce domani, quindi, esce giovedì, insomma. E quindi comunque la squadra indicativamente diciamo che gli under 15 giocheranno la domenica mattina alle 11 Pistoia contro Pistoiese e la squadra invece di Guerri giocherà con il Pontedera indicativamente nel pomeriggio Pisano verso le 3 verso le 3. E non possiamo essere più precisi però, però tanto seguite tutto Pisa, offside Pisa, cioè. Il Pisa siamo noi, il Tirreno, la nazione, insomma, e tutte le pagine sociali del settore giovanile, mi raccomando, perché e Radio Pisa chiaramente. Se noi diciamo qualcosa, lui ovviamente sì. Ovviamente sì. È bene. Stata bella, no? Bellissima, oggi puntata fantastica. No, fantastica davvero. Altro che storia. No, mi piace quando è così. Bene, allora salutiamo tutti. Radio Pisa torna domani sera 18:30 con Fabrizio Del Pivo e Giovanni Manenti. Che fanno quelli loro? Discutono. Al bar. Discutono e presenteremo la sfida con il Rimini. Insomma, si gioca Di lunedì. Anticipo
Arena Garibaldi, immancabile, non si può mancare lui. Assolutamente. Ci siamo, Bisogna vincere, assolutamente. Esatto, esatto. Grazie a tutti, restate con noi. Ciao a tutti. Radio Pisa Junior, ogni mercoledì alle 18.30, un salto nel futuro nerazzurro. Carlo Palotti e Andrea Chiavacci, in compagnia di Massimo Corsini, vi raccontano tutto, ma proprio tutto, del settore giovanile dell'AC Pisa 1909.